your love has come right from my hands. From my hands, you know you'll never be. Ma buonasera. Twisting by sobriety. Bellissima. Dicevo, Anastasia e Valerio, se possono, dopo la pubblicità li facciamo ballare, dai, scusami, perché qua... Ma certo, io sono certo, sempre a 3.000, canta, capito? Balla. Quindi penso, cioè, penso, parlo e penso mentre parlo e parlo mentre penso, va bene. La gatta morta, quanto ti dava fastidio essere chiamata così? O invece ti divertiva? Ma guarda, in realtà l'ho scoperto uscita da quella casa e mi divertiva, certo. Perché dicevo, ma a che senso ha? Non sapevo manco il significato di questa parola. In realtà loro, cioè diciamo che il pubblico si è molto diviso, non so se vi ricordate, cioè c'era mezza Italia che mi amava, mezza Italia che mi odiava, e secondo me hanno avuto un po', sono rimasti un po' scioccati da questa ragazzina siciliana di 23 anni con dei modi molto sensuali, molto femminili, innati, e quindi in realtà mi hanno addossato delle, tra virgolette, colpe che non avevo. Adesso è stata una sorta di proiezione nei tuoi confronti. Va detto che Marina nel frattempo si è laureata in psicologia, forse continuerai anche a fare gli altri esami per esercitare la professione, ma appena uscita dalla casa del Grande Fratello hai dovuto prendere la guardia del corpo? Due. Due? Perché sì. Due? Ma perché, io non so, ad esempio, immaginiamoci una Sofia Loren, un Papa Francesco che va in giro, no? A me mi si bloccavano le strade, io camminavo per strada. Ma tu non eri né Sofia Loren né Papa Francesco. Esattamente, non ero nessuno. E questo impatto così repentino, questo cambiamento di vita, è chiaro che sì, ero felice, parlavo con tutti, scherzavo con tutti, mi ritrovavo bambini in braccio, foto da fare, te senti, parla con mia madre. Però eri pur sempre una ragazzina che non... Ma non ero abituata a tutto questo, sai, non ho fatto una cavetta per arrivare a quel successo, ho avuto un successo, tra virgolette, inaspettato, e quindi mi sono dovuta un po'... Ma questa cosa, ma ti sentivi anche un po' in colpa per tutto questo successo? Immagino, no, soldi, colpa, serate. In colpa non esageriamo. No, in colpa no, però mi ha fatto... Cioè, c'era anche un motivo d'orgoglio, se vuoi, perché essere selezionata tra 17.000 persone fecero il provino quell'anno. E 18 colloqui hai fatto, vero? Una roba del genere? 8 colloqui, poi all'ultimo, figurati, c'era lo psicologo come fine, insomma, di castigo. Ho detto, ecco, questo sicuro non mi prenderà. E invece mi ricordo che mi fece soltanto una domanda, mi disse, ma cos'è la cosa più importante per te nella vita? Io dissi, la mia famiglia. E allora mi ha visto comunque abbastanza centrata e probabilmente ha detto, ok, vai. Non avresti fatto cose inconsulte. Esatto. In tuo onore, oggi il nostro Cannoletta declama il suo imperdibile quiz. Assolutamente, dedicato oggi alla Rosa. Ovviamente, oggi io vi chiedo una cosa, cari affetti stabili, oltre a essere la regina dei fiori, la rosa può essere anche qualcos'altro. Quindi ma Guglielmo la dove è finito tutto il Guglielmo sarà scappato con la cuspina. Pronti con la domanda? Eccola qui. Vediamo, oltre che in giardino, allora, dove è possibile trovare una rosa? Per caso in una caffettiera, cara Serena? O in un gilet, in un orologio o in una chitarra. Affetti stabili, cosa pensate? Può essere qualsiasi cosa. Sto rompendo un orecchino. Allora, dal sicuro, io sapevo che la caffettiera, quando il caffè è particolarmente cremoso che fuoriesce, dà la forma di una rosa. Quindi no, io direi no, in una no, caffettiera. No, posso no, non dire, è questo. Sono esperta di caffettiera. No. No, io, la mia sì, fidati. No, non c'è la rosa. La rosa ti ha già smentito sulla rosa, Scanu. Ma sai la risposta, conosci la risposta. Un orologio. Potresti conoscere. Secondo te è un orologio. Ah, un orologio. Laura, io... e Mezzancella invece cosa dice? Io in realtà a casa ho una rosa di gilet e quindi... Una rosa di gilet. Ovviamente noi ve lo sveleremo, immagino, dopo la pubblicità. Però Marina può dire la sua, volendo. Marina, se lo sai non allora... dirlo, se invece lo ipotizzi, spara. Lo so. Lo sai? Allora no, dillo, dai. Che ne so. No. Allora, è la chitarra? Secondo te è la chitarra? È la svegliamo dopo? Lo svegliamo, ma bien sûr, com'è che si dice? Pubblicità? Pubblicità? Ma Mariotto, tu puoi dire? Mariotto, mi ha dato. Tu canta. Siamo qui.
qui con Marina La Rosa e stavamo giusto appunto rievocando il Grande Fratello, ma diciamo Cannoletta ci ha deliziato col suo quiz. Sono prontissimo e felicissimo di incoronare Marina La Rosa la vincitrice del quiz, perché lei effettivamente ha azzeccato, hai detto la chitarra. Ho vinto cosa? Non hai vinto assolutamente nulla, però hai vinto una piccola informazione, tu lo sapevi, l'hanno vinta loro che non lo sapevano. In pratica, in tutti gli strumenti a corda pizzicati, cara Serena, la rosa, chiamata anche buca, rosone, è questo qui. Questa è la tavola armonica e questo foro al centro si chiama anche la rosa. Adesso bene, lo sappiamo. Ottimo, lo sa pure Guglielmo che è tornato, hai visto? Dove è andato? A prendere un caffè. Giustamente. Stai andando dopo pranzo, c'ha ragione. Senti, mon amour, torniamo a quell'uscita dalla casa. Dove scopri che ti chiamavano la gatta morta e quindi ti ha dato fastidio, ci ridi. No, dai, ci ridiamo. Esatto. E come diceva Pirandello, ognuno ti vede come ti vuole vedere. E tu come ti vedi? Io mi vedo una figa pazzesca, si può dire? L'ho detto. Ma lo sai, amore? Grazie. Senti, e poi dopo, però, insomma, diciamo, tutto il successo, tutto l'ambaradam, che nessuno poteva immaginare che sarebbe avuto questo fenomeno, tu mi dici, mi lasciava un po' perplessa. Come hai reagito, insomma, come hai superato anche il caos che avevi intorno, che so che non è che eri proprio tranquillissima? Ma guarda, in realtà puoi immaginare, no? 23 anni, una ragazzina senza tante esperienze, quindi tu hai un'immagine di te stessa, ti scontri con l'immagine che poi tutti gli altri hanno di te, quindi ho dovuto fare un po', sarà creata diciamo una dissonanza dentro di me, quindi dovevo mettere a posto un po' i puzzle della mia vita. Ma è vero che hai sofferto anche di tachicardie? Ho avuto insomma degli attacchi di panico. Ah, attacchi di panico seri, quindi? Sì, seri, degli attacchi d'ansia molto forti. Cosa succedeva? Succedeva, io porto sempre questo esempio che è molto, che fa capire esattamente per chi non li ha vissuti, fortunatamente, gli attacchi di panico sono quando tu ti trovi in mezzo alla savana, stai passeggiando beatamente, guardi, non so, tutti gli animali, a un certo punto di fronte a te si piazza un leone che sta per aggredirti. In quel momento il tuo corpo si prepara alla fuga, quindi i muscoli si irrigidiscono, la tachicardia, il respiro, cominci a sudare, sai, hai la certezza che stai per morire. Questo è un attacco di panico, perché se succede, diciamo, nel divano di casa tua, mentre tu stai guardando, non so, per esempio, Serena Bortone in TV, e ti succede questa cosa mentre guardi la TV, ecco, non è funzionale. Però quello che dico sempre è che sono fondamentali gli attacchi di panico, perché ti fanno capire in qualche modo che c'è qualcosa che non va, mentre la mente continua Chiaro, a mentire. È un campanello d'allarme. Esatto. Che ti dice prenditi cura di te stesso. Fermati, analizza, perché qualcosa non sta andando nel verso giusto. Ti faccio vedere le prime imitazioni che ti fecero Sabrina Impacciatore. Stupenda. Le cinque persone che più mi sono mancate in questi due mesi sono mia madre, le mie sorelle, mio fratello, Maria Grazia e il mio gatto. E Ciccio. E adesso le cinque persone che più mi mancano sono il confessionale, il microfono, Rocco, il cane e le galline. E Ciccio. Era stupenda, ovviamente. No, ma lei è stupenda, bravissima. Senti, quanto riguarda il tuo malessere, poi come l'hai superato? Andando in analisi, è quello che consiglio a tutti. Quando c'è un disagio emotivo, scusa, lo diciamo anche qui, andate in analisi. Curatevi, perché prendetevi cura di voi stessi. Oppure potete ballare. Vai, amore, vai. Due come faccio io. Bravo. Grazie, Anastasia. Che avete, che abbiamo preparato? Mamma preparate? Mia. Quindi da dove... Vabbè. Ma come perdere la dignità? Balla barracuda, Simba balla nuda, Zazza, Simba le machine pistol, Simba le mitragliere, era una copertura, faceva troppi contarmi con Cuba, innamorata,
30 secondi. Cioè, noi ci stiamo proprio allenando per fare le gare. Ma sto scherzando. Cioè, per perdere. Ma Anastasia lo trova. Ma esistono anche le gare per gli impediti tipo me. È vero, lo confermo. Però, diciamo, è sempre impedito, importante, diciamo, incoraggiare il buttarsi. Ma sì, bravo. Sì. Mo lo fai pure tu, la samba. Ma non ci penso proprio. Grazie, Anastasia. Grazie mille. Mariotto, quanto già? 10! 3! 3! No, no, 3 così, no. Ovviamente. Comunque, Anastasia, no, grazie di essere con noi. E mi raccomando, dai un bacio a tua nonna che sta in Ucraina, so, le tue amiche, perché sono sempre nel nostro cuore. Grazie, grazie mille. Grazie, Serena. E Marina La Rosa, attrice. Ve la vediamo. Che bella festa! Ragazzi, scusate, fatemi fare gli auguri alla festeggiata. Tanti auguri, Delia. Scusami il ritardo, c'erano dei fan che non mi mollavano più. Beh, non mi sono persa niente, vero? No, cara. Si vede che non guardi molta televisione tu, eh? In realtà non sono un grande appassionato. È grave? Se l'avessi guardata un po' di più, probabilmente a quest'ora mi avresti già riconosciuta. Oddio, spero di non aver fatto una gaffa. Diciamo che sopravviverò. Non sono ancora così egocentrica. Vabbè, stupenda. A parte una bambina. Pensa che in questa... che era un po' un po' stazzole, certo. Facevo questa... impersonavo questa attrice famosa, questa donna di successo, che però voleva cantare. Quindi ho corteggiato il proprietario della casa discografica per farmi cantare, perché io ero completamente stonata. Questa è la storia. Ma in realtà sono davvero stonata. Quindi quando ho registrato questa canzone, gli autori dicono: guarda, devi essere un po' stonata. Io comincio a cantare, dico perfetto, perché è la mia. Comincio a cantare, vedo dal vetro, stop. No, Marina, così, un po' di meno. Io ho cominciato a ridere come una pazza, perché io non potevo fare di meno. Sono proprio, le note non le conosco. E come ti sei salvata? E niente, mi hanno aiutato, diciamo. Ma che sì, mi hanno aiutato. Come la maggior parte dei cantanti. Come la maggior parte dei cantanti. Ti sei sentito chiamata parola... in causa? Eh? No, assolutamente. Però molti vengono aiutati con l'autotune. Sempre una parola buona per tutti, il nostro è la verità, Zanu, famosa per bontà. E bene, due ne abbiamo chiamati oggi, meno male che c'è Laura, amore mio, che Laura, è sempre una donna, posso aiutarti, che è una donna aperta e generosa. Marina, torniamo alla ragazzina che eri prima di fare una domanda per il Grande Fratello. Sì. È nata e cresciuta a Messina. Sì. Tuo papà però a un certo punto se ne va, lascia tua mamma e tu, che poi no, sei più, molto più giovane di me, sei del 77 se non sì. erro, quindi io sono del 70, quindi ho un po' di anni più di te. Mi dicevi che eri l'unica però ragazzina figlia di genitori separati, quindi questo ti faceva sentire... Beh, sai, stiamo nei primi anni 80, io ero l'unica bambina probabilmente nella scuola ad essere separata, adesso è... Ovviamente c'è tutto e un papà altro... era assente, cioè un papà comunque non era molto presente. No, mio padre era presente nella misura in cui veniva a prendermi, mi portava a mangiare un gelato, facevamo una passeggiata, e fino a quando sei piccolo va bene, no? Fino a quando sei una bambina. Quando cresci hai bisogno di una relazione più importante, no? Poi la figura paterna è comunque importante per una ragazzina e... lui in realtà mi amava molto, è che non sapeva dimostrarlo, per cui io ne ho sofferto molto, perché per anni poi non ci siamo parlati. Non vi siete parlati perché? Perché io in qualche modo chiedevo di più, chiedevo una relazione, una presenza. Ma glielo chiedevi, cioè proprio gli dicevi: papà, io voglio stare più tempo con te? No, oppure... non era il tempo, io chiedevo proprio... Ascoltami. Sì. E lui probabilmente non era capace di fare questo, no? Però questa cosa poi la elabori quando sei grande. In quel momento, quando ti succede questa cosa, pensi che non ci sia amore, ma non è così. Poi dall'altra parte sono l'ultima di 5 figli, ho avuto questa madre che mi ha insegnato qualunque cosa. Mia madre, sai, fare i conti mensilmente, no? Con 5 bambini e tutta una serie di cose. Lei era un'insegnante di inglese, io me la ricordo sempre, mia madre che stava seduta al suo tavolo e faceva i conti,
no? Proprio carta e penna, lei faceva i conti proprio per arrivare a fine mese, cosa usciva, cosa entrava. Tu ti rendevi conto che c'era un tema economico in famiglia? Mi rendevo conto, ma non tantissimo, perché insomma ero molto piccola, e però la cosa stupenda, ed è secondo me l'eredità più importante che mi ha donato, è che quando entravo in cucina, o entravamo noi comunque in cucina, lei ci guardava, posava la penna e rideva. Cioè mia madre era una donna talmente ironica che era capace di ridere su tutto. E quindi ti ha restituito la leggerezza della vita, sì. Mentre il papà ti ha dato una sorta di abbandonico, no? Poi ci sei riuscita, sì, a recuperare poi il rapporto con lui? Certamente, sono riuscita a recuperare e poi lui insomma se n'è andato nel 2004, però... Vi eravate parlati? Ci eravamo parlati, abbiamo avuto una bellissima relazione da persone a quel punto adulte, no? Anch'io ero adulta. E negli uomini che hai incontrato hai cercato qualcosa di tuo padre? Sì, nel senso quando sei adolescente cerchi sicuramente la persona più grande, no? Però poi crescendo, grazie a Dio, ho capito che insomma c'era bisogno di un rapporto paritario, no? Adesso sei fidanzata, sei single? Sono single. Sei, sì, diciamo, in trattativa? Perché ti fa ridere? No, vabbè, mi fa ridere. Hai due figli, poi peraltro. Sì, ho due figli, e, due figli bellissimi. Penso che quelli siano l'amore più grande, forse per questo non c'è spazio, né posto, né tempo, non lo so. Vabbè, quindi è difficile. Non vorresti avere un compagno adesso? Ma guarda, dire vorrei, non vorrei, anche se dovessi dire vorrei, è difficile. Non è che puoi andare in giro a dire vorrei un compagno, lo incontri. Guarda che c'è tanto veramente... Quando lo cerchi che non lo trovi. C'è veramente un grande disagio in giro. C'è un disagio. Ma come lo vorresti, sì, questo funziona, fidanzato? Ma come lo vorrei? Voglio aprire i casting. Che no, allora, sai, lo vorrei simpatico. Ragazzi, attenzione. Cercasi. Non si sa mai, ragazzi. Ironico, autoironico, intelligente, empatico, altruista, generoso. Ho capito, lo troveremmo carino, cioè fisicamente carino. Non fa niente se c'ha la panza, se fisicamente non è perfetto, ma... Un po' carino deve essere, e non c'è. Gentile. Ti do una notizia, non c'è. Eccomi! Eccolo! Così, No, ha detto con la panza. Tutto questo però, capito, è un po' complicato da trovare. Va bene. Rocco. Pietro da Ricordi, Rocco. Nice, i complimenti, bellissimo, mi piace l'atmosfera e tutto. Finalmente si può dire, no? Tanti auguri. E no, non si può dire tanti auguri, perché il matrimonio ancora non c'è stato, che abbiamo avuto un piccolo ritardo. Perché Michele non è arrivato? Sì, è arrivato. Ci ha ripensato. Nessuna parte casomaglia! Mi sono cambiato. Sono cambiato. Cioè, tutte le cose che mi hai detto sulla poesia mi hanno lavorato dentro. La letteratura, il cinema, c'era tutto dentro. Dentro, sono dentro! Mai parole o abbracci mi diranno che esistevi e mi hai amato, mai. Lo dicono fogli bianchi. Mappe, presagi, telefoni, tu no. E sto abbracciato a te senza chiederti nulla, per paura che non sia vero che tu vivi e mi ami. Ho detto Rocco pensando a Rocco Casalino, lui era l'altro protagonista di quel indimenticabile lui Pietro Taricone. Lui è il protagonista e sarà sempre il protagonista. Potevi immaginare, però era un uomo che bruciava dentro, che aveva voglia di sfidare se stesso. Qualunque cosa, cioè lui partiva dall'idea, dalla cosa che potesse piacergli, ma voleva capire a fondo come era fatta, come era costruita, che sostanza, che materiali, cioè... un libro, un autore, se li leggeva tutti, c'era uno che proprio divorava la vita. Come hai saputo la notizia della sua morte? Beh, l'ho saputa, come spesso accade, in maniera tremenda, perché mi ha chiamato una giornalista quella mattina, ma qualche minuto dopo l'evento si era sparsa già questa notizia, perché lui ovviamente è arrivato in ospedale tentando di poterlo salvare, e mi ha detto, Maria, mi dici una cosa così a freddo per l'accaduto? Io ho detto, ma qual è l'accaduto? E ho chiuso, mi ricordo che mio figlio era molto piccolo e ho subito chiamato questa babysitter, ho detto devo andare, tieni il bambino perché devo andare. Ma è andata così, io credo che... Sei andata in ospedale, dove sei andata? In realtà non c'era niente da dove fare. Dove andavi? Sono andata all'obitorio.
a rendere omaggio a... No, non era visibile, però hanno fatto una piccola cerimonia di saluto. Io credo che il caso non esista, guarda, non so, lui era vorace in tutto. E probabilmente anche lì quel lancio che poi so che ha voluto lui, voleva migliorare l'atterraggio. Così. E questa è la vita. E questa Senti, è la vita. Senti, so che peraltro un'ultima cosa ti volevo chiedere, perché è giusto parlarne. Tu hai raccontato di un tuo amore tossico quando eri poco più che un adolescente. Che cosa ti accadde? Perché è giusto parlarne, così impariamo a riconoscerlo. Sì, impariamo a riconoscerlo. E poi ci tengo a precisare che ho scritto questa cosa diversi anni fa in una delle giornate appunto contro la violenza delle donne, proprio perché in quel periodo conoscevo delle ragazze giovani, delle adolescenti, che stavano vivendo, una in particolare stava vivendo una relazione con una persona molto aggressiva. Allora io cercavo di spiegarle che non era amore. Certo. E lei continuava a dire, no, ma guarda che poi ci sono momenti in cui è molto dolce. Io dicevo, sì, è molto dolce, ma... Insomma, allora ho scritto questo post su Instagram dove raccontavo di questo mio fidanzatino. Che era violento, che faceva? Era molto violento, era molto geloso, molto, una gelosia molto proprio ossessivo e non si regolava. Cioè, era molto violento. E come te ne sei liberata? Fisicamente io tornavo a casa e dicevo ogni tanto a mia madre, guarda il gatto mi ha graffiato perché c'avevo dei segni. E beh certo, mentivo perché capivo che c'era qualcosa di strano, però comunque lo proteggevo, perché mentire vuol dire anche proteggere queste persone, certo. No? E invece un giorno lui, eravamo in moto, mi fece scendere dalla moto mentre mi accompagnava a casa, ha detto, no guarda adesso tu vai da sola a piedi, io scendo da questa moto dopo una litigata e in realtà mi accorgo che lui a tutta velocità stava dietro di me, che forse voleva probabilmente prendermi. E quindi ho cominciato a correre, delle persone che stavano lì per strada si sono messe in mezzo per difendermi, però lì non so perché quell'evento mi ha fatto capire che... No, lo sappiamo perché. Eravamo perché già andati oltre. Che era troppo. Esatto, ero molto piccola però, quindi non fai fatica, non hai a volte gli strumenti per certo. Poter... E poi non bisogna mai vittimizzare la vittimizzazione esatto. Secondaria, non bisogna mai giudicare le vittime. Esatto. Mai. Perché esatto. Quello è l'errore che si commette, sì. La vittima è vittima e quindi va sempre appoggiata, incoraggiata, quindi denunciate e liberatevi dei maschi violenti, esatto, per voi stesse non è quello e per l'amore. Le altre. Ti dedichiamo una canzone che so che ami molto, Valerio questa volta ci aiuti? Canto io quindi? No, lei non canta, canta Valerio. No, scherzi, se vuoi cantare vieni, no, certo, vieni Marina, dai. Io non canto, cantano tutti. Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano. Peraltro canzone amata pure dalla politica, perché l'ha usata sia la Meloni che DS come sigla della campagna elettorale. Non lo sapevo, però Rino Gaetano, è una canzone bellissima. Bellissima. Vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Portapia, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Più blu.